Accogliamo ora sul nostro palco Pamela Pergolini, giornalista. La dottoressa Pergolini lavora presso l'ufficio stampa dell'Università Roma Tor Vergata e collabora con diverse riviste e quotidiani. A breve, nel suo intervento intitolato «Gioco i libri che ho letto finché è ora di andare a letto», la nostra ospite ci parlerà di libri che invitano a giocare e giochi da leggere, con particolare riferimento all'albo illustrato di sua pubblicazione «Un gioco tira l'altro, in viaggio tra i più bei giochi delle regioni d'Italia». Ma lasciamo la parola alla dottoressa Pergolini. Ciao, grazie. Grazie per la presentazione. Io sono qui al Tocati per la prima volta e in particolare ho portato con me il libro che... Aspettate, devo fare troppe cose insieme. Ok, che si vede? No? Ok, ecco, l'ho fatto in modo tale che si possa vedere. In realtà qui c'è una copia, diciamo, in carne ed ossa, in carta. E, in particolare ho pensato di... dal momento che l'albo illustrato è un luogo narrativo, diciamo, in cui si gioca, ed è già un gioco, ho pensato, l'idea mi è venuta perché non essendo un'esperta di giochi, né un'educatrice, ma una giocatrice, diciamo, da quando ero piccola ho giocato tantissimo in strada, per strada, perché avevamo un cortile, una strada a Roma dove abito, dove sono nata, in cui era possibile appunto stare tutto il giorno fuori. E, ho pensato che questo, diciamo, che l'albo illustrato era proprio il luogo giusto per parlare di giochi. E ho fatto delle ricerche, ho visto che non c'erano degli albi illustrati sui giochi. Questo è un libro, scusate, non l'ho detto, si chiama Un gioco tira l'altro ed è della casa editrice, di T. Geralangolo nel 2011, già quindi qualche anno. Ed è, diciamo, 20 giochi per 20 regioni, quindi d'Italia, giochi, ed è in realtà diciamo uscito quando era il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. In particolare volevo quindi parlare di gioco nell'albo, attraverso un albo, per far sì che i giochi arrivassero direttamente ai bambini, quindi senza passare per la mediazione dell'adulto, che comunque ovviamente il gioco è creatività, libertà, ma segue delle regole, quindi comunque ci vogliono anche un aiuto magari per i più piccoli. Ho pensato di raccontare i giochi attraverso delle filastrocche che potevano aspettate che adesso, ecco, qui abbiamo l'indice, si vede? Sì, l'indice, quindi con tutta la cartina colorata con i giochi e la filastrocca, perché già ha una sua dimensione ludica e quindi poteva introdurre appunto al gioco e dare un po' allo spirito del gioco. Sì, il libro è costruito in questo modo, quindi in questo caso ho scelto il Veneto perché siamo qui come quindi ospite, e Sky Busa è il gioco, poi abbiamo la filastrocca in particolare e le regole, che ho cercato di rendere in maniera anche, insomma, maniera semplice per i bambini, e delle curiosità, perché poi ho visto che l'Italia risulta appunto molto unita dal punto di vista ludico, anche se i giochi prendono nomi diversi, ma abbiamo giochi molto simili in diverse regioni d'Italia e nella stessa regione abbiamo lo stesso gioco che si chiama in diversi modi. Quindi io farei una, diciamo, una cosa che dimenticavo di dire è che appunto il titolo dell'incontro, che appunto è evocativo perché l'ho scelto per una, diciamo, partendo da una frase di Stevenson, dello scrittore dell'Isola del Tesoro,
che appunto diceva che giocava ai libri che ho letto fino a quando era di andare a letto. In particolare l'albo illustrato permette appunto di leggere, giocare con le parole attraverso la filastrocca, questo, almeno insomma, e poi comunque di materialmente poi di posare il libro e di giocare. E siccome appunto siamo al Festival dei Giochi, io partirei proprio raccontandovi i giochi, perché allora Skeibusa, che è questo, è un gioco che si faceva nelle campagne, non so se qualcuno qui lo conosce, ma nelle campagne venete da 2 a 6 giocatori, ma può anche variare, poi le regole non sono così fisse. E si hanno 10 monete o bottoni anche, o noccioli di frutta, e si scava una buca larga ma non troppo profonda, e il giocatore ogni giocatore ha una pietra piatta e deve riuscire, quindi è un gioco insomma di mira e di abilità, a far sì che le pietre possano saltare fuori dalla buca. Aiuto, aspettate però che io volevo leggervi, non me la ricordo a memoria. Allora, la filastrocca fa così: scava in terra un buco, come fa nella mela il bruco, pianta lì il tuo soldino come Pinocchio il burattino, prendi la mira, lancia il sasso, ma che rumore, ma che fracasso, a saltar fuori in quella buca saranno pure i bottoni del duca, che dondolandosi a cavalcioni ha perso, ahimè, i suoi pantaloni. Questa dei bottoni è una curiosità che ho trovato, perché a seconda della grandezza del bottone che veniva piantato, quindi bottoni da normali, da pantalone, da giacca o da cappotto, si avevano maggior punti. Quindi questa mi sembrava una cosa interessante. Quindi... diciamo, non ho detto chi, cioè ovviamente chi riesce a far saltare fuori più monete vince, diciamo. Invece un altro gioco, che questo è un gioco del Piemonte in omaggio all'editore, che è di Torino, la zivera era la zivera vi leggo subito la filastrocca, vediamo. Allora, la zivera: la semina si fa in un lampo e senza calpestare il campo, né cariola né barella, ma una coperta di flanella. A pancia in giù il più leggero, come fosse un passeggero, sulla linea bianca che avanza, pianta i fagioli a una certa distanza. Alt, ferma, tregua, ghita, poi ricomincia la partita. Ora, dalla filastrocca si capisce che comunque è un gioco, spero che si capisca, che è un gioco in cui si seminano dei fagioli e si va, 2 squadre da 5 a 9 giocatori tengono ai 4 lati di una coperta, e diciamo il giocatore più leggero si stende sulla coperta in modo tale che possa... qui si vede nell'immagine che possa, cioè nell'illustrazione. Ah, non ho detto una cosa importante: le illustrazioni sono di Ilaria Faccioli, che è nata a Verona ma vive a Milano, e quindi nell'illustrazione di Ilaria si vede il bambino che pianta questi fagioli su questa linea che viene tracciata in maniera dritta il più possibile, insomma, e a una certa distanza. Ora, quando dico ghita in dialetto vuol dire tregua, perché se ci sono se si è stanchi si può fermare il gioco, e come insomma spesso a volte insomma capita nei giochi, si dice tregua e ci si ferma un attimo e si riprende fiato. E questo gioco si dice che in un paese delle Langhe venisse usata la zivera, che era in realtà una barella per portare delle merci laddove non era possibile arrivare con la cariola, quindi dove il percorso era accidentato, quindi neanche la cariola riusciva,
E in un paese delle Langhe si dice che i contadini, per non calpestare il solco, si servissero di questa barella per seminare. E quindi il gioco è anche conosciuto come la semina dei fagioli. Un altro gioco che mi riguarda in particolare, che però qui in realtà non ho potuto mettere, si chiama Muffa Rialzo, è un gioco che ho scelto per l'Abruzzo. Muffa Rialzo, no, non si vede, ma comunque sta qua. Per questo gioco invece parto direttamente dalle curiosità, perché a Roma questo è un gioco, innanzitutto è un gioco, una variante del prendersi, e la regola è che per non farsi acchiappare bisogna salire su un rialzo, quindi una panchina, un sasso, penso, insomma, molti di, insomma, credo che avete giocato a questo gioco. E a Roma si chiama Buzzico Rampichino. Sì, è un po' buffo. E quando eravamo piccoli noi pensavamo che... Allora, come funziona? In realtà lo spiego brevemente. Chi acchiappa, diciamo, e se diciamo, il compagno non è riuscito a salire su un rialzo, l'inseguitore ti deve toccare... quindi quello che scappava diventa l'inseguitore a sua volta, e però nel toccarti deve dire muffa in Abruzzo, a Roma si dice buzzico, perché allora noi da piccoli pensavamo che fosse una parola inventata. In realtà ho scoperto molti anni dopo, da grande, che buzzico è un recipiente per l'olio che ha un manico a forma di gancio, e si giocava a questo gioco nell'Ottocento già, e si appendevano a chi veniva preso questo buzzico, appunto, questo recipiente. Allora, corri e salta sul muretto se il gradino è troppo stretto, chi acchiappa dalla muffa, chi scappa crea la zuffa, cerca in fretta un bel sasso, poco importa che sia basso, fai un balzo da canguro, su rialzo sei al sicuro. Non c'è niente per il salto? Schiena a terra e piedi in alto. Perché appunto se non si trova nulla, la regola del gioco prevede che ci si possa sdraiare a terra con appunto i piedi in alto. La scelta della filastrocca, io forse vado troppo veloce, ma la scelta della filastrocca è personale come forma, perché da piccola leggevo moltissime filastrocche, cioè mi leggevano e leggevo anche. E in particolare c'è un volume dei 15 che forse conoscete, nell'edizione quella con i dorsi multicolore del 67, era di mia mamma, in cui il primo volume l'ho consumato, e si chiama Poesie e rime, e c'è una filastrocca molto che ho letto tante di quelle volte che l'ho imparata a memoria, ma non volendo impararla a memoria, cioè ormai me la ricordo. Il caso ha voluto che questa filastrocca, cioè questo libro, il caso insomma, è andato nelle mani di mio fratello, che è più piccolo di 10 anni di me, e mi ha strappato questa pagina, perché aveva capito quanto io tenessi evidentemente, per farmi un dispetto. Quindi io ho questo volume con la pagina strappata, si vede soltanto un pezzettino, ma la filastrocca ce l'ho tutta qua, e quindi l'ho salvata. E ho scoperto sempre tardi, perché da piccola, che l'autrice di questa filastrocca è morta, Elda Bossi, che è una scrittrice anche per ragazzi, è una traduttrice anche di testi classici, ha fondato la Nuova Italia, la casa editrice nel 1926. E quindi sono molto affezionata a questa filastrocca. Io non so se... forse non è questa la sede, però non so se qualcuno di voi
ha delle filastrocche che si ricorda, se le, non so, le possiamo anche dire. Io vi dico, vi dico questa, se volete. Cioè, ognuno dica, se volete dire la vostra di filastrocca, se ve la ricordate, non è obbligatorio. Oppure un gioco che facevate in strada, nel cortile, quando eravate piccoli. Cioè, una cosa tranquilla, insomma, se volete. Volete la filastrocca prima? Allora, filastrocca, speriamo che non mi emoziono. Allora, chi bussa? Nella notte bruna c'è soltanto uno spicchio di luna. Toc toc, chi è? Chi è? Ma scherziamo, sono le 3. Arrabbiato quell'omino si è affacciato all'usciolino. Sarà il grillo nero nero? Cri cri cri, io no davvero. Sarà forse il maggiolino? Mi facevo un sonnellino. Non il gufo crederei, io mi faccio i fatti miei. Tutto il bosco addormentato, forse il vento, o l'ho sognato? Pure mi è parso sentir qualcuno. Buonanotte, non c'è nessuno. E questa, vabbè, è bella. Quindi, chi è che qualcuno ha una filastrocca? Che vuole? Nessuno? Io sono molto timida, quindi se ci parlo io al microfono, potete farlo anche voi. Oppure un gioco... Voi non so se siete di... Ah, Gorizia? Sì, se magari un gioco che di Gorizia, io non... Si sente? Sì. Io si sente, sì. Io volevo intanto ringraziarla per il riferimento ai 15. Ah, beh, sacri. Perché anch'io avevo i 15, e non di mia mamma, ma miei. No, e li ho consumati, perché insomma, diciamo che allora la letteratura per l'infanzia non era così, non c'era molto materiale. I 15 penso che per la mia generazione siano stati veramente una specie di riferimento. E il libro, questo libro noi ce l'abbiamo, il suo libro noi ce l'abbiamo in ludoteca. Nei giardini, nel giardino delle Nassi, cerchiamo di riproporre anche i giochi che i bambini non conoscono. Sì. Insomma. E quali sono i giochi che magari riuscite? Molti sono avete uno spazio all'aperto? Sì, abbiamo un parco. Un parco. Un grande parco. Quindi volendo potresti farli tutti? Sì, volendo. Sì, sono i giochi che erano i giochi dell'infanzia degli educatori, insomma, oppure dei genitori degli educatori, che sono i giochi, alcuni giochi penso si giochino su tutto il territorio nazionale, sì, come sì. Il mondo, la PEA, non so come... No, che... questo, sì, no, nel libro questo non c'è, però ad esempio, ecco, Li Giuggi, la pronuncia pugliese, in Puglia Li Giuggi è il gioco dei 5 sassolini, sì, e praticamente si gioca in tutta Italia. O quello che viene chiamato la Lippa. La Lippa, sì. Sì, è anche un gioco che... Io non li ho nominati tutti, però moltissimi si giocano in tutta Italia. Sì. L'unica cosa è che... Ecco, no, alcuni, io sono rimasta un po' sorpresa, ho visto che in un laboratorio che in genere io faccio dei laboratori con i bambini, è la prima volta che faccio una presentazione, diciamo, comunque con gli adulti. E in genere vedo che loro, a parte che alcuni giocano ancora soprattutto a questi giochi di rincorrersi, quindi lo buzzico rampichino in realtà lo conoscono, sì, i bambini, almeno quelli, sì, che ho incontrato io. Anche noi a però Torino. No. Si chiama touch alto. Touch alto. 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 Ah. Perché touch è il tocco, uh-huh, in alto. Ma no? Da voi dove? A Gorizia? Friuli Venezia Friuli. Giulia. Ah, sì, okay. Sì. Ah, io per il Friuli invece avevo trovato il trucco, quello con le uova, che si fa, sì, con le uova. Sì. E si fa una pista di sabbia, insomma, è un po' particolare da costruire, però. E poi ai bambini piace molto questo della coperta, io lo ripropongo spesso, perché loro poi lo fanno anche a casa,
cioè, o con le noci, ci sono anche diversi giochi con le noci, visto che a scuola avevano preso le noci, insomma, e cercavano di riproporlo. Quindi grazie. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ok, io penso, non so, se non c'è nessun altro che vuole dire qualcosa o sui giochi, qualche signore anche veneto, se c'è. Allora, adesso l'intervento successivo è sui giochi ladini, eh? Allora io passo proprio la parola, anzi il gioco a, non so il nome però, grazie. Ringraziamo Pamela Pergolini per il suo coinvolgente intervento sui libri che invitano a giocare e sui giochi da leggere.